Allora, Liberi.tv, San Pietro Apostolo, Mimmo Cavallaro. Mimmo, io volevo chiederti una cosa. Tu sei un artista, musicologo di Caulonia e tra l'altro suoni qua a San Pietro Apostolo le ballate praticamente anche del tuo nuovo album che si chiama Sono. Ce ne vuoi parlare? Ma sì, Sono è un disco che è già uscito l'anno scorso, nel 2013. Beh, un album che ha una veste molto particolare, per quanto racchiude un po' quelli che sono gli aspetti fondamentali della musica popolare della nostra regione, in modo particolare della Locride, però diciamo che racchiude canti di più che altro canti d'amore, canti di lavoro, canti del c'è qualche brano che è un omaggio a una grande cantante che ormai non c'è più, Rosa Balestrieri. Insomma, c'è una panoramica su quanto riguarda le tematiche del sud. Io volevo chiederti anche un'altra cosa. Si vede molto, almeno su Facebook e su internet, che i giovani si appassionano molto alla Taranto, comunque a questi balli che sarebbero più o meno popolari e sono legati comunque a delle tradizioni ataviche, direi io. Sì, forse il segreto un po' di questo movimento, di questo successo è dovuto proprio al fatto che noi ci rifacciamo un po' a quella che è la musica popolare come gruppo Taranto, però c'è una musica che ha delle innovazioni, ha dei colori molto moderni, anche se utilizziamo strumenti arcaici, antichi, tradizionali, però diciamo che è una miscela tra il vecchio e il nuovo. Sì. Ti aspettavi questo successo? No, per essere sincero no, assolutamente no. Ma io ho iniziato a fare questo tipo di musica al di là, senza pensare al successo, l'ho fatto perché è una cosa che mi piace fare, è una mia passione. È arrivato il successo, è benvenuto, è ben accettato, però non era questo il motivo per cui mi ha spinto, ma anche i ragazzi del gruppo, a percorrere questa strada. Tra l'altro però hai aperto il primo maggio, giusto? Eh sì, per la seconda volta, sì. Per la seconda volta. Io credo che comunque, questo lo vorrei dire, almeno qui in Calabria sei non solo conosciuto qui, ma sei conosciuto anche al di fuori della Calabria, perché io ho visto dei siti internet e soprattutto sulle pagine di YouTube, su molti video che vengono visti veramente migliaia e migliaia di volte e rimandano comunque un certo calore che spesso e volentieri manca in alcune culture. Sì, fortunatamente, guarda, come hai detto tu, siamo conosciuti un po' fuori, anche fuori fortunatamente, da quelli che sono i confini regionali. Ma davvero stiamo arrivando da qualche giorno che siamo reduci da un tour tra la Svizzera, il Nord Italia e la Germania. Siamo stati 15 giorni un po' fuori confini nazionali, possiamo dire, e lì abbiamo avuto modo di capire che questo tipo di musica, il ritmo della tarantella, non piace solo ai calabresi, ma piace anche alle persone dell'Europa. Un'ultima domanda, perché immagino che dovrai correre: come nascono queste canzoni e soprattutto se ne senti una più delle altre tua, che ti appartiene? Ma guarda, le canzoni che facciamo nel repertorio in parte hanno come canzoni della tradizione popolare che poi abbiamo noi modernizzato con i ritmi, come dicevo prima, però tante canzoni che scrivo sono canzoni attuali, tematiche attuali di adesso che ci toccano. Però chiaramente sempre rispettando lo stile della musica popolare. Benissimo. Io, Mimmo, ti ringrazio tanto del tempo che ci hai dedicato e io ti auguro sicuramente, c'era già tanta gente che ti vedrà questa sera, e il sito è www.mimmocavallaro.it, ma ce ne sono, penso, su internet tantissimi video. Sì, infatti, ma adesso non te lo sto a elencare, però ce ne sono tanti, sì. Ti ringrazio e buona serata. Grazie a voi, grazie ai telespettatori e che dire, vi aspettiamo qua in piazza questa sera. Va bene. Nelle piazze della Calabria, aspettiamo quest'estate, ok. Benissimo. Ciao. Ciao.